Ciao amiche e ciao amici, fallo soffrire se vuoi conquistarlo, perché dobbiamo tenere presente un assioma che sono proprio le pene d'amore che ci fanno innamorare, le pene d'amore delle quali le persone si lamentano, che non vorrebbero vivere, ma che quando le vivono si coinvolgono. Quindi se tu vuoi far innamorare un uomo, devi farlo soffrire un pochettino. Farlo soffrire cosa significa? Beh, significa fare il contrario di quanto desidera su un piano logico razionale. Lui vuole vederti per fare sesso e tu fai i capricci, ogni tanto sì e ogni tanto no. Lui, che ne so, non ti cerca, bene, tu non fai assolutamente nulla, nel momento in cui verrà a cercarti, gli dai buca all'ultimo, mettendogli un antagonista, dicendo che c'è un'altra persona. Insomma, se lui vuole una cosa, tu gli darai esattamente la cosa opposta, gli metterai dei vincoli, ridurrai di molto la tua disponibilità. Insomma, farai delle cose in modo tale da generargli sofferenze, perché di fatto nel momento in cui accetta, ovviamente questo deve essere un processo graduale, in crescendo, ogni tanto fai qualche concessione per evitare il cortocircuito sarebbe l'interruzione della relazione, quindi ogni tanto fai qualche concessione perché l'interruzione della relazione avviene su un piano logico, non su un piano emotivo. Fosse solo per le emozioni, tu potresti somministrare gli elevati valori di sofferenza che continuerebbe a inseguirti, però la parte logica tende a mettere in atto poi dei meccanismi di difesa. Quindi in generale comportandoti in questo modo vai a creare un substrato di tensioni emotive, per cui ti identificherà come un'erogatrice di tensioni emotive e inevitabilmente si coinvolgerà. Gli antagonisti dipendono un po' dal tipo di persona con cui hai a che fare, comunque ti conviene mettere un antagonista trasgressivo, cioè stile attore porno, diciamo così. Se lui è una figura istituzionale, oppure mettere la figura istituzionale come antagonista il notaio se lui è uno trasgressivo, tra virgolette figura attore porno, mai metterlo del suo stesso genere, perché se lo metti del suo stesso genere lui sa combattere e quindi magari si sente forte, ma se metti il genere opposto è senza armi, perché l'attore porno non sa combattere con il notaio, ma è anche vero che il notaio non sa combattere con l'attore porno, tra virgolette, dal punto di vista sentimentale. Per cui l'antagonista va sempre l'opposto della persona con cui stai, perché lo fai soffrire di più, ma contemporaneamente lo coinvolgi molto di più. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, clicca qua sotto un mi piace e poi iscriviti al canale. Ciao!